Ciao, eccoci di nuovo davanti al nostro kit Connex, quello che abbiamo già visto nei video precedenti. In questo kit è stato aggiunto un famoso ragnetto, quello che abbiamo nominato il ragnetto, appunto per chi non sapesse cos'è, viene chiamato appunto ragnetto per via di questi fili che escono, che appunto richiamano appunto per chi non so chi, però comunque sembra appunto un piccolo ragno, ecco, un ragnetto. Comunque viene chiamato tecnicamente un'interfaccia ingressi, perché appunto sente, come vedete dagli schemi, qua abbiamo un contatto in ingresso, un comune, cioè quindi il cavo arancione fa, sente l'input tra il cavo nero, quindi il black, e l'arancione. Poi abbiamo un cavo bianco che ci dà appunto l'accensione di un LED che possiamo collegare appunto nel cavo bianco per a vedere lo stato appunto di un'accensione, per delle segnalazioni, il più delle volte per vedere se la lampada è accesa o spenta, ecco. Comunque sempre tutto quanto programmabile, ovviamente. Comunque noi in questo caso abbiamo due ingressi, perché abbiamo appunto due coppie di fili. Ci sono, c'è la stessa marca della Jeavis, ci sono anche quattro ingressi e basta. Comunque, come vedete, arriva il cavo Connex, normalissimo cavo Connex, collegato col resto in questo caso del kit o comunque dell'impianto. Scusate se il disordine, ma è tutto un po' improvvisato. E niente, noi abbiamo collegato questi due ragnetti, questo ragnetto, come vedete, al volo proprio in una maniera molto grezza, ha dei conduttori. Quindi possiamo ipotizzare che questo ragnetto sia situato in una cassette di derivazione, magari, che so, nel corridoio. Li abbiamo collegati a due matasse di cavo. Guardate appunto il metodo spartano di fare le prove in casa, di due matasse circa a occhio e croce sono 30, dai 30 ai 40 metri di cavo. E dall'altro capo, quindi come vedete, un terminale, quindi un capo della matassa si collega ai capi del ragnetto. Come vedete, il viola e il rosso sono collegati tra il conduttore nero e arancione. Come vedete, se noi andiamo a unirli, uniamo il contatto, noi attiviamo, cioè l'interfaccia sente la chiusura del contatto e si tira l'attuatore, quello nero a 12 canali, che va ad attivarsi, no? Ecco, guardate, tic e tac. Quindi diciamo che una chiusura di un contatto di 10 centimetri, 15 centimetri, anche 20 di filo già precablato nel ragnetto, e tutto giustamente funziona. Andiamo a spegnere la luce. Adesso posiamo il tutto, perché anche caschi tutto, da il pulsante collegato. Circa così a occhio e croce, come vedete, i fili sono collegati circa 30-40 metri, ma mettiamo 30 di distanza dal ragnetto. Come vedete, questo è quello che volevo fare vedere. Abbiamo cercato su internet, guardate il disordine, comunque abbiamo cercato su internet quali sono le distanze tra il punto, diciamo, di giunzione dei due contatti a livello di sensibilità del ragnetto. Chi dice 10 metri, chi dice 16, chi dice chissà quanto, tanto vale fare una prova. Ovviamente il problema quale sarà? Che questi ragnetti qua, quelli della Jeavis e anche altri, non mi ricordo le marche a memoria, però questa uscita LED che danno, quindi questi LED che noi possiamo far accendere tramite il conduttore bianco e quello nero che appunto fa da comune, danno, cioè sono alimentati da 3 volt, 3 volt 3 circa, cioè diciamo operano nell'ordine dei milliampere, cioè 3 volt sono pochissimi. Quindi se noi abbiamo tanti metri di conduttore, è ovvio che questi 3 volt vadano dispersi. Quindi se avete voglia, diciamo vi interessa usare le spie, quelle che si agganciano dietro qua nell'innesto, nel foro che è qui in ogni singolo pulsante, per segnalare l'accensione, sappiate che più distante è il ragnetto, più o grossa dovrà essere la sezione del cavo, o comunque una minima dispersione ci sarà. Inoltre,
Così potete fare, se col contatto guida potete usare tanti pulsanti in parallelo, tipo una stanza comandata da più punti, e diciamo può funzionare tranquillamente. Ma tre LED usciti tutti quanti comandati dal ragnetto, diciamo che potrebbero stare, cioè dar problemi, non accendersi oppure accendersi in una maniera molto fiacca, ma questo lo vedremo quando saremo in possesso dei LED, quindi faremo pure queste prove tecniche che purtroppo sul web non si trovano. Ovviamente con l'elettrotecnica, con la legge di Ohm si ci arriva subito, però sappiamo che le cose in realtà è meglio provarle. Tutto lì. Bene ragazzi, facciamo di nuovo la prova e come vedete, pulsante 30 metri di filo, ragnetto, lampadina acceso in un batter d'occhio. Niente, scusate il disordine, al prossimo video. Saluto.